È una vettura straordinaria. Rappresenta il cuore, l'essenza del DNA del marchio Jaguar. Il marchio Jaguar è sempre stato un marchio sportivo, ha avuto grosse vetture sportive nella sua gamma, dalla XK 120 del dopoguerra alla C-Type, la D-Type, queste vetture che hanno vinto per 5 anni di seguito la Le Mans, fino alla E-Type, la vettura di Diabolik, di Steve McQueen, una vettura che ha fatto sognare intere generazioni, sempre vetture sportive. Anche oggi le berline, la XF, pur essendo una berlina con 4 sportelli e 5 posti, ha anche lei un forte connotato di sportività nelle sue linee e nella sua performance. Quindi F-Type è un po' l'essenza del marchio Jaguar, che viene rilanciato prepotentemente attraverso questa vettura. Il design è un elemento sicuramente molto attraente, sono delle linee semplici, sono solo 3 linee che costituiscono il design di questa vettura, ma che ne classificano e determinano l'eleganza e lo stile, la classe di questo veicolo. E poi il cuore, il centro di tutto sono i motori. Le motorizzazioni sono veramente straordinarie, abbiamo 2 motorizzazioni da 3000 V6, una da 340, una da 380 cavalli. Queste vetture rappresentano l'accessibilità per Jaguar, la vettura parte da meno di 70.000 euro, quindi è un prezzo interessante, ma hanno già una performance di rilievo a 130 cavalli litro, quindi insomma una vettura sicuramente già importante. Ma il vero bad boy, la vera versione cattiva, è il 550 cavalli, un V8, che tra l'altro ha una coppia molto importante di 680 Nm, che è decisamente leader all'interno del segmento. La vettura poi c'ha anche una grossa tecnologia dentro, ha tantissime cose di cui siamo orgogliosi. In particolare vorrei citare il configurable dynamics, cioè la configurabilità della dinamica della guida. La dinamica della guida può essere sportiva. Sportiva vuol dire che lo sterzo è più rigido, le sospensioni sono più basse, lo scarico è più aperto, la cambiata è più reattiva, insomma tutto un settaggio della vettura che crea questo dynamic mode. Però unicità della F-Type è che si possono personalizzare queste opzioni, cioè se tra queste opzioni uno vuole l'assetto degli ammortizzatori un pochettino più morbide, lo può regolare sul touchscreen e quindi costruire una vettura che è veramente costruita intorno al guidatore, che dà al guidatore la sensazione di essere la sua macchina. Dunque, good to be bad, quindi questa filosofia del bad boy è lo spot di lancio che abbiamo introdotto negli Stati Uniti a febbraio in occasione della finale del Super Bowl, che è l'evento mediatico più importante dell'anno negli Stati Uniti. Ecco, questo filmato, questo spot dal sapore cinematografico, ha una storia che sottolinea un po' la Britishness, l'essere britannico di queste macchine. E gli attori sono tutti inglesi, tra cui Ben Kingsley, e l'essere un po' cattivo, un po' fuori dalle righe, no? Non convenzionali, che è una caratteristica anche di questa vettura. Noi in Italia abbiamo scelto anche noi un ambasciatore di F-Type che ha un po' questo profilo, che è Vinicio Marchioni, è un attore di teatro che è diventato più famoso con delle serie televisive sul romanzo criminale, in cui lui interpreta un po' un ruolo da ragazzaccio, da cattivo, il freddo, no? Ecco, e quindi lui ha un po', come devo dire, sposato questa causa, si è ritrovato appieno nello stile, nella personalità di questa macchina ed ha partecipato a questo evento guidandola entrando dentro la sala.